Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi, raga, siamo qua tornati su Stumble Guys, perché nello shop abbiamo delle offerte molto contenutistiche. Offerte del Black Friday, dove da una parte ruota offerta cibernetica, dove abbiamo le due nuove skin. Sono uscite due nuove skin, due leggendarie che vi faccio vedere, che sono anche broken in realtà. Eccola qua, una è la Battle Angel, che ci sta particolarmente, ecco, magari non col rosso, mentre l'altra è il Cyborg, pure questa devastante. Quindi questa ruota ci dà la possibilità, con una percentuale abbastanza alta, di trovare se due nuove skin, più chiaramente anche altre, mentre nell'altra abbiamo tre volte tanto la possibilità di trovare una skin speciale più anche altre skin. Beh, diciamo che non è male la situa. Tra l'altro, in tutto questo, tra qualche girata qua e là andiamo a farci delle partite nel mio torneo 3v3, che speriamo di magari portarci a casa qualche gemmozzola, visto che ne vado a spendere parecchio. Ma intanto abbiamo i giri gratis. Che fai? Non li vai a fare? Certo che li fai. La prassi a riguardo è decisamente chiara: se il gioco volesse deliziarci con delle gecko tipo 10 gemme da sicuro che va benissimo, perfetto. Certo, 10, una ruota costa 90, non è che ci facciamo chissà che, però è sempre un punto di partenza. Fortunatamente sì, da parte ne ho un bel po' grazie ai tornei vinti. Ma comunque, guarda la skin leggendaria nelle ruote, non si butta. Questa qua che non abbiamo, ragazzi. Mi piace trovare ste skin sbocco che non ho. Poi, guarda, sarebbe interessante anche nelle ruote che andremo a prendere, se anche lì ci sta qualche skin che non ho. Per il resto qua abbiamo 5 gemmozzole. Vabbè, dai, almeno ci siamo rifatti un decimo di ruota più o meno. Io direi che faccio qualche giro su entrambe le ruote, perché anche di skin speciali me ne mancano due, per cui soprattutto l'Inferno Dragon lo vorrei trovare. Guarda, per ora, per partire, facciamo 5 colpi di qua e 5 colpi di là. Poi dopo andiamo a giocare la fase 1 del torneo. Calcolate che il torneo sarà composto da 3 fasi, dove nella fase 1 ci sono 3 mappe race, ovvero Super Slide, Lost Temple e Overunder a rotazione. Dimmi che questo non ce l'avevo. Let's go, ragazzi. Poi fase 2 a rotazione ci sarà Laser e Block Dash. E fase 3 Block Dash. Ci stava quasi la mappa nuova. Sì, la mappa nuova, la skin nuova. Comunque ho trovato un'altra skin nuova in tutto questo. Non male la situa. Giustamente stava un'altra skin nuova. Ma che ho? Le sto trovando tutte. Ma può essere mai? Ma siamo sull'account giusto? Che è sta storia? Questa ce l'avevo. Questa ok, almeno questa ce l'avevo. 3 skin nuove, non male, ragazzi. Per il resto qua andiamo a farci 5 girozzoli e poi vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di content nel torneo. Ovviamente partiamo con lo sbocco classico. Dai che qua di speciali ce ne sono 67.500. Forza e coraggio. Anche per trovare qualche doppione sarebbe un modo per fare dei stumble coin. Non che me ne servissero, però non sarebbe male. Ovviamente che sia mai, magari non troviamo manco un doppione speciale. Non mi stupirebbe come cosa, assolutamente. Altra rara che chiaramente abbiamo. Ultimo giro per il momento, che ci darà la bellezza di... Annaggia, stava lì almeno il doppione. Comunque altra skin nuova, non male. Dai, iniziamo sto torneo e poi andiamo avanti. Vabbè, vi metto giusto le prime 3 partite, poi ci becchiamo direttamente con la fase 2, sperando di arrivarci ovviamente. Beh, lo spawn è molto interessante comunque. Qua sarebbe sicuramente interessante se o io o Tange, che siamo in squadra assieme, passassimo. Per ora siamo entrambi in testa, quindi not bad. Non so come abbia fatto questo a superarmi. Abbiamo fatto letteralmente la stessa identica cosa, ma va bene così. Fino a quando ci sta Tange. Il terzo in realtà in questo momento, cioè il torneo appunto è 3v3, no? Però il terzo sta facendo un altro torneo, sta alla semifinale. Quindi per ora non c'è, ma nelle prossime partite in teoria poi dovrebbe arrivare. Qua comunque, per quel che riguarda la situa, se sbaglia Tange ci sono io, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli a riguardo. Tange perché non sbaglia e noi comunque passiamo, è molto bene così. Procediamo, Overunder. Giustamente mo ci sta l'evento dei polli e quindi ti becchi polli. Ah, vedi che qua c'è i polli davanti al traguardo, quindi quello che ho fatto la scorsa volta al video, quello di si può portare il tacchino al traguardo, in realtà si può fare con questa mappa. E giustamente nel video non mi è mai uscito, ma è giusto, ragazzi. Qua comunque la partenza è molto buona. No, Tange è caduto, allora qua non posso sbagliare io. E con sti polli è un attimo sbagliare. Però per ora ci siamo. Guardiamo bene. No, ecco, mette vai il pollo. Giusto. Però aspetta che sta qua. Levate polletto. Vai. Okay, mamma mia, ragazzi, che botterella di qua che ho avuto. Bene, per ora si passa ancora. Abbiamo l'ultima mappa che è lo Stample. E infatti, ecco lo Stample con i pollettini. Anzi, i tacchini. Qua comunque siamo 2v2. Ha scammato il terzo anche da loro. Comunque, la prima fase sarebbe di 12 round. Io, vabbè, vi metto giusto i primi 3 in sto video. Se no, dura 60 anni. Poi, appena finiamo, vi faccio vedere se siamo passati oppure no. Ma credo e spero di sì. Qua comunque, occhio perché rischiamo di perdere, perché abbiamo... No! Naggia sia io che Tange siamo stati colpiti. Dobbiamo sperare nel Miracle of the Godness, che... Sì, vabbè, niente, ma ha fatto un doppio salto a caso, giusto. Beh, il Miracle of the Godness... Levate polletto! Vabbè, niente, non ci sta il Miracle of the Godness, abbiamo perso il round, ma per ora ci sta.
E quindi, raga, fase 1 completata. Ovviamente la partita che ho perso, l'unica delle 10, l'avete vista nel video, ma è giusto. Quindi per ora si va con la fase 2. Per il resto, raga, andiamo avanti con sta ruota. Io direi di fare sempre 5 giri per ruota. Vediamo un po' se qua ci esce qualcosa che ci serve. Vabbè, più che altro le due skin nuove, quelle ci servono. Poi non so se ce ne sono altre da trovare. Già le abbiamo trovate tre prima, che per carità non erano male. Qua comunque questa qua mi sembra che l'abbiamo trovata prima, infatti. Poi altro girettino per noi che ci darà la bellezza di niente. Mannaggia, ci andiamo sempre vicino. No, però almeno una skin dobbiamo trovarla. Adesso va bene tutto, ma qua... Che sto sbocco? Sì, dai, ma non puoi darmi sta roba. Dammi almeno la leggendaria nuova. Una anche leggendaria, anche se non è per forza quella nuova. Niente, ancora sto coso me l'ha dato tre volte. Anche se, vabbè, colorazione diversa. Andiamo ora a farci l'altro giro. 5 giri, sempre 450 gemmozzole. Dai, sì, però può essere mai sta storia. No, già era lì vicino la speciale che mi mancava. Veramente doppione, ma questo già lo sapevamo. Secondo giro che ci darà la bellezza dello sbocco. Raga, cioè, adesso va bene tutto, però almeno una cosa dobbiamo trovare tra questa e quell'altra ruota. Ma che stai dicendo qua? Ma può essere mai, fratelli? Mancano, credo, due giri. Vediamo un po'. Ma che sto schifo, il pirata ci dà. Ultimo giretto per il momento. Amico mio, non mi sembra di chiederne la luna, nel sole e negli astri, ma a quanto pare sì. Altra rara qua, tutte doppie, manca una nuova. Ma che sbocco. Oh, facciamoci altri due giri, poi andiamo avanti col torneo. Sempre 2-2 facciamo. Tanto stiamo buttando gemme. Sì, era lì davanti, anzi lì dietro. Ma vai avanti, ruota, che sia male. Dai, gioco, per... Niente, ci da... la regina ci dà, chiaro, chiaro. L'unica leggendaria che non ci serviva. Niente, altri due giri di qua. Che bello buttare tutte ste gemme in doppioni. Dai, gioco, per favore. No, mi serviva il draghettino. Secondo giro. Madonna, ma che è sta roba? Non può essere mai. Ma che è, oddio. No, basta, basta, andiamo avanti. Qua non può essere. E dunque, raga, procediamo. Adesso siamo nella fase 2. Abbiamo 12 round. Anche qua, voi ne vedrete 2, 3, 4 al massimo. Abbiamo block dash e laser a rotazione. Ovviamente anche qua abbiamo i pollettini sbocco. E a parte questo... Aspetta, perché dice eliminato 0 su 4? Se... Non dovrebbe dire 5. Aspetta, cioè, sono un po' confuso. 0 su 4... Che ci manca solo che perdo così. C'è un piccolo incidente di percorso. Scusatemi, perché in teoria 0 su 4. Ma non è giusto 0 su 4, sì? Non so, c'è qualcosa di losco. Mi sa che c'è stato un piccolo scam da parte del... Non lo so, adesso vediamo. Cioè, perché in teoria se è 0 su 4 vuol dire che si può chiudere con uno di una squadra e uno di un'altra. E ti dà comunque la vittoria. Ah, non si è collegato uno, ecco perché. Infatti siamo 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Allora è tutto a posto, tutto a posto. Se non si collega uno, giustamente non può darti il 0 su 5 se non ci sta il sesto. Se siamo in 5 è giusto così, ok. Detto ciò, e vabbè, qua per ora ricordiamoci che si possono usare le emote, quindi volendo oh, uno, due si sono buttati, ah, siamo già passati. Ah, ok, sì, funzionano le emote, sì, funzionano, ok. Bene, per ora ci siamo qualificati, andiamo su. Non so come siano caduti gli altri due, non ho visto nulla. Quindi secondo match siamo sul laser. Adesso siamo in 6, quindi dovremmo vedere 0 su 5, oh, vedi, tutto nella norma, raga, tranquilli. Allora, quello che dobbiamo far qua è bullizzare malamente questi qua col costume rosso, che sono i nostri avversari, perché per chi non l'avesse capito, abbiamo come compagni di squadra Tange, che ci sta sempre nel tornei. E la new entry di questa volta è Drogos Pro. Comunque abbiamo tutte e tre la stessa skin, quindi tra di noi ci riusciamo a capire senza problemi. A parte che poi nei tornei bisognerebbe sempre usare la stessa skin, ma penso che sta cosa già la sapevate. Però nel dubbio, se c'è qualcuno di voi che non ha mai giocato i tornei e non dovesse sapere come funziona, adesso lo sapete. Detto ciò, madonna, un po' andavo contro il laser. Aspetta, fai di questo. Qua nel dubbio, niente, tiriamo un pugno al vuoto. Tirare i pugni al vuoto è sempre stata la mia passione. Poi intanto siamo rimasti in... Naggio, colpite i miei compagni. Comunque un altro è andato eliminato. Abbiamo soltanto lui che ci va pure eliminato. Perfetto. Beh, qua ragazzi, devo dire, per ora tutto molto interessante. Ci becchiamo verso la fine della fase 2 e poi ci facciamo altri giri. Allora, con estrema calma, raga, non dobbiamo assolutamente perdere sto match. Fai di questo, di questo, di questo. No, come... Vabbè, l'ho preso, ma un po' inutile. Raga, sto col turbante. Sto col turbante assai. Non bello. No. Oddio. Ciao. Mi avevano pure fatto fare un salto. Due eliminati. Ok, 2v2 sono. Ush, pericolosissimo. Mamma mia. Oh, mamma mia. Bella stemot. Però ancora vi. No, si è salvato, sì. Si è salvato, mannaggia. Ehi, madonna, che liscio qua. Madonna, meno male. È quello che è successo a me prima. Solo che prima sono andato comunque addosso al laser successivo. Ma va bene così. È meglio che succeda a lui, che è più bravo. Certo, se non mi fosse... Oh, oh. Dai, siete contro uno, ragazzi. Basta abbracciarlo. Ragazzi, vi giuro, se lo abbracciate siete degli animali. Ah, cocco, ma buttate in sti laser, va. Io sono 1v1. Ragazzi,
Ragazzi, ma c'hanno il turbante questi. Ragazzi, stanno giocando a una coppa del mondo probabilmente. Madonna. Mamma mia, raga, nessuno perde qua. Non devono pareggiare però, raga. Se pareggiano abbiamo perso. Oh oh. Ah sì, qua c'è il rischio di pareggio. Mamma mia, qua c'è il rischio di pareggio veramente. Dio. Insomma, direi performance a dir poco pazzesca, ragazzi. Da dire poco. Niente, purtroppo mi sa che non si passa alla fase 3. Mi peccato, qua proprio col turbante era sta situazione. Certo, top 8 passano. Siamo quinti, ma ancora mancano 40 minuti. Ad ogni modo, noi andiamo a fare qualche altro giretto. Facciamo ancora 5 giri di qua e 5 nell'altra. Poi ovviamente alla fine vi aggiorno sul torneo. Ma in teoria con le vittorie che abbiamo fatto abbiamo pagato il torneo 40. Quindi dovrebbero ritornarci 40 più altre 40. 40 gemme non le buttiamo, anche se poi queste ruote costano 90. Mannaggia, a gioco potreste darci qualcosa di nuovo? Queste skin non... E niente, va troppo avanti. Per due volte si è fermata una casella dopo alla skin che ci serve. Ma è giusto, ragazzi, assolutamente è giustissimo. Vedi, ancora, questa volta due. Abbiamo un altro girettino. Ah sì, per favore, non mi sembra di chiederti nulla di astrale, a quanto pare sì. E niente, tutte doppie, tutte da dimenticare. Facciamoci altri 5 giri di qua. Dai, ma almeno una skin tra queste si può trovare. Almeno una speciale, non dico per forza nuova, va bene anche doppione. Dai, almeno faccio un po' di stumble coin. Ok, che non mi servono, ma almeno giusto per farmi credere che si può, che poi non puoi. Ma che se si ha il fatto che non si può, tu puoi. Credo di essermi spiegato o forse no. Comunque, qua siamo, credo, al quarto giro. Dai, gioco. Sì, però almeno quella. Niente, leggendaria di nuovo. Ma che sbocco, ragazzi, può essere mai. Quinto giro. Dai, bro, fermati. Niente, sulla rara, tanta bella roba. Babbo, va, una bella botta da 10 qua, sai, capito? In sti casi, a mali estremi, estremi rimedi. Forza e coraggio. Niente, partiamo già male. Vabbè, al primo giro ne è ancora 9, dai. Fatti il secondo giro, che ci darà la bellezza chiaramente del nulla. Sempre in mezzo va a finire tra le due skin nuove. È veramente incredibile sta cosa. Poi procedendo abbiamo, meno male che non c'è ancora uscita la regina lì. Poi dovremmo avere il quarto giro, che ci darà ancora sto coso Robin Hood. Ah sì, basta darci Robin Hood. Ce ne dati 68 diversi. Per carità, erano anche nuovi. Non avevo sti Robin Hood, però direi anche basta. Siamo credo al settimo giro ora. E ancora niente. Ecco, ancora Robin Hood ci dà. Ma è giusto, ragazzi, lo accettiamo per forza, anche perché non possiamo fare altrimenti. Maghetto verde, che chiaramente abbiamo. No vabbè, raga, non è possibile sta cosa. Dai, non puoi essere veramente serio, amico mio. Non esiste sta cosa. Non si è mai vista. Ancora niente. Babbo, va finito. No, forse è l'ultimo giro questo. Dai bro, lo sai, il tuo momento ce l'ha. Niente. Ma dove sbocco, raga? Ma veramente fai. Mamma mia, ma cos'è? Quante gemme ho speso, neanche una ce n'è andata. Raga, un giro, secondo me questo è quello buono. Se non è qua, direi che basta, perché non si può veramente fare. Vediamo, 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 niente, credo proprio di no. Ma do che sbocco, ancora un'epica che ho già. Vabbè, vi faccio sapere com'è andato il torneo, dai. E dunque, raga, torneo finito. Andiamo a vedere la nostra ricompensa. Attenzione, la ricompensa minima era di 80. Dai, spero quella dopo, che non so quanto sia. Andiamo a vedere. Sì, ragazzi, 209 gemme. No, vabbè, pazzesco. Che sarebbe appunto, esattamente, siamo arrivati tra la 65esima e 256esima, ovvero 197esimi. Ci sta. Va bene, raga, 40 gemme. Niente, direi di andare a usare queste gemme che abbiamo vinto. Sono 200, quindi facciamo un giro di qua, un giro di là. Dai, che queste gemme sono quelle buone, ragazzi, per chiudere in bellezza. Secondo me possiamo farcela. Dai, gioco, è il tuo momento. Sono ciao, però che sbocco. Niente, abbiamo l'altro giro. Dai, gioco, su, forza e coraggio. No, poi basta, raga, perché qua sto andando in bancarotta. Non può essere qua la questione. Dai, gioco, almeno una speciale doppio. Fermati, lizzi. E niente, mi ha scammato per due volte di fila. Beh, gemme molto contenutistica. Raga, che dire, io spero che questo video fallimentare vi sia piaciuto. Like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci picchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.